Ciao a tutti amiche e amici di BPM Power e benvenute e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parlo del processore AMD Ryzen 9 5950X, ma prima di iniziare vi invito a iscrivervi al nostro canale YouTube e attivare la campanellina per non perdervi nemmeno uno dei nostri video. Comunque si tratta di un prodotto di punta della nuova serie CPU Ryzen 5000 prodotta proprio da AMD. Il processore è stato progettato con l'architettura Zen 3 con una tecnologia produttiva a 7 nanometri, migliorata rispetto alla gamma di terza generazione. Presenta 16 core e 22 thread e ha un base clock di 3,4 GHz per poi accelerare in boost fino a 4,9 GHz. Il chip ha 60 MB di cache L3 e 8 MB di cache L2 per un totale di 72 MB. La CPU ha un moltiplicatore sbloccato per favorire l'overclocking. Il modello è dotato della tecnologia Extended Frequency Range, che consente di aumentare la frequenza se il sistema di dissipazione ovviamente lo permette, e dovete dotarvi di un sistema di dissipazione proprietario perché qui dentro non c'è. Il processore supporta la memoria DDR4 con una velocità di 3200 MHz ed è dotato di un supporto al PCI Express 4.0. Il TDP è di 105 W. Inoltre il nostro Ryzen 9 5950X è compatibile con le schede madri socket AM4 basate su chipset AMD serie 500 e serie 400. Ma passiamo ora a parlare delle performance di questa CPU. Dopotutto siamo qui per questo. Abbinata a un RTX 3070 e prendendo come riferimento il videogioco di guida Dirt 5, vediamo come la CPU arriva a 92 frame al secondo in Full HD e 64 frame al secondo in 4K. Passiamo poi a un gioco di Ubisoft che con il suo Far Cry 5 mette sotto stress la nostra CPU, si fa per dire, la quale ci dà ben 149 frame al secondo in Full HD e 107 frame al secondo in 4K. Potete trovare il nostro Ryzen 9 5950X su bpmpower.com cliccando sul link riportato qui in basso in descrizione. Se non l'avete ancora fatto, vi invito a iscrivervi al nostro canale YouTube, mettere mi piace alla pagina Facebook e seguirci anche su Instagram. Mi raccomando, attivate la campanellina per non perdervi nemmeno uno dei nostri video. Ciao a tutti e alla prossima!